stavolta forse farò un video ben fatto. Per quale motivo? Perché mi sono appena reso conto di aver parlato per 40 minuti con la lucina spenta del rec, quindi non avevo attaccato la registrazione. Lo rifaccio il video, ci riprovo. Stavolta provo anche a farlo più breve. Di cosa parliamo oggi? Di Alan Moore, partendo da questo volumetto che ho trovato a Torino Comics in offerta, ormai era del 97. Casi violenti di Neil Gaiman e Dave McKean. Che c'entra Alan Moore? Niente, ha scritto 4 righe di commento qua sotto. Ci sono 3 commenti per riallacciarmi al discorso della critica che avevo fatto poco tempo fa, 2 video fa. 4 righe di Alan Moore non bastano ad approfondire il discorso su Gaiman, che peraltro ho già affrontato. Allora passiamo a qualcosa di più blando e più conosciuto, il mitico Superman. Questo volumetto della Classici di Repubblica contiene 2 storie per un totale di 90 pagine che hanno permesso di mettere il seme per quello che poi diverrà Watchmen, cioè la riscrittura, la demitizzazione del superuomo americano, perché Superman è il primo e più potente, introdotto nel 1938, seguito a breve da Batman. All'inizio, in corrispondenza dello scoppio della seconda guerra mondiale in Europa, non è successo per caso. Quasi 50 anni dopo arriva Moore, inglese non americano, a destabilizzare ciò che si sa sul personaggio. Queste 2 storie sono importanti perché, non dico che banalizzano, però rendono più credibile l'apparato che stava veramente andando alla deriva, deragliando. Tantissimi conosceranno Watchmen grazie al film, che però nell'86 esce in Italia con questo volumone, forse è ancora successivo, 88, comunque 32.000 lire, versione Rizzoli, Milano Libri, che raccoglie i 12 volumetti usciti nell'arco di un anno in USA, che hanno presentato tutta la saga. Il fumetto originale era stato tradotto in modo un po' impreciso, corredato di appendici scritte che danno informazioni extra su questa terra parallela dove non c'è Superman ma c'è il Dottor Manhattan. E poi, molti anni dopo, arriva il film, è uscito anche il videogioco, questo è per la Xbox 360, Watchmen, la fine vicina 1 e 2, dove si possono interpretare Rorschach e Night Owl. Il videogioco è ancora più limitato del blockbuster, del film al cinema. L'autore della serie poi non ha avuto i diritti, quindi, essendo DC Comics, si è discostato più volte da ciò che poi è diventata la trama del film. Non riconosce l'utilizzo dei personaggi da lui creati in quella maniera. Ha messo su una polemica abbastanza grande. Forse ci sono anche stati degli strascichi legali, non lo so. Lo stesso vale per le opere precedenti. Abbiamo V for Vendetta, anche questo ormai famosissimo grazie ai tipi di Anonymous che hanno assunto la maschera di V, che riproduce le fattezze dell'anarchico inglese che voleva far saltare il Parlamento nel 1600. Ormai questa cosa è stata ripetuta alla nausea, ma prima che venisse pubblicato il fumetto, 1981-83, e oggi non sono preciso perché Moore non è dei miei preferiti, 2 non sono esperto, però prima o poi lo dovevo fare. Preferirei parlare di Demi Moore, ma ne so ancora di meno. Purtroppo sono più esperto di Alan che di Demi. E dunque, questa è la versione, anche qui, Milano Libri, Rizzoli, per dire come venivano trattati i fumetti in Italia 30 anni fa. Adesso entri in una fumetteria, ci sono 10 versioni diverse di V for Vendetta di tutti i prezzi, dal mini al maxi formato, costano tanto, in molti casi più di certi libri di lusso che si trovano nelle librerie. All'epoca invece c'era questa confezione di cartoncino che conteneva i libretti. Ve ne avevo già fatto vedere uno fatto così, forse Black Orchid, e sempre stessa casa editrice che, detenendo i diritti, faceva quel che voleva. Comunque abbiamo una pessima edizione e a quanto pare anche una brutta traduzione per una delle opere fondamentali, anche questa che ha rimesso i paletti
spostato, diciamo, i confini di un genere che soprattutto in Inghilterra era già trito e ritrito, ha quasi abusato, quello della distopia futuristica alla 1984 di Orwell, che in chiave semi-supereroistica è diventata vendibile e fruibile al grande pubblico, tanto che il personaggio è così umano per certi versi che è diventato il simbolo adesso degli hackers che si oppongono al potere costituito. Sapete chi sono gli Anonymous, cioè sapete che non sapete chi sono perché sono anonimi, però insomma ci siamo capiti, ho detto una cazzata. E però mi preme dire che Moore non si è fermato ai suoi mega exploit degli anni 80, ha proseguito negli anni 90, forse per certi momenti centellinando le sue collaborazioni all'estero, forse è stato più attivo in Inghilterra, non lo so, ma ho visto un bel librone intitolato Alan Moore Storyteller, venduto a Torino Comics, 35 euro mi pare che costasse. Quella dovrebbe essere l'opera omnia completa che parla dell'autore, che è la sua misto biografia, esposizione di lavori, quindi quello che sto cercando di fare io qua a pezzetti, lì fatto bene da una persona seria. Comunque, se volete sapere tutto di Moore, procuratevi quel librone. Se invece vi interessano i contenuti, più che ciò che ha fatto nella vita, leggerli, procuratevi i suoi lavori, come questo, From Hell. Anche qui, dall'inferno, c'è stato il blockbuster con Johnny Depp protagonista, dedicato alle efferatezze di Jack lo Squartatore. La opera è uscita in piccoli volumi a distanza di diversi anni uno dall'altro, perché Moore ha impiegato, insieme a Eddie Campbell che ha fatto le ricerche visive, molto molto tempo per la ricerca storica, per renderlo un vero e proprio lavoro di indagine meticoloso, che è andato a scavare nelle corrispondenze, a ricercare i possibili percorsi delle indagini a distanza di ormai più di un secolo, e quindi è una vera opera letteraria, non si tratta solo di un fumetto. E non sono molte le opere così precise dedicate all'argomento, nonostante si siano sprecati autori su autori, presunti detective, anche di quelli, il retro detective è un lavoro bello. E dicevo, mentre negli anni 90, primi 2000, Moore si è di nuovo slanciato sul mercato americano con i supereroi e gli anti-supereroi, la sua stessa linea, America's Best Comics, la riscrittura di Supreme, non Superman, Supreme, per quelli che una volta erano delle Image Comics, poi sono diventati Maximum Press di Lee Liefeld e co. Che io sappia, per la Marvel ha scritto solo 3 pagine per il famoso numero commemorativo, cioè celebrativo, anticelebrativo della caduta delle due torri, uscito nel 2001 dopo che sono state distrutte le due torri di New York. Ha mandato 15 pagine di sceneggiatura per descrivere 3 pagine di storia. Il coordinatore per la realizzazione di quel piccolo fumetto, che però era molto importante perché si sa come sono andate le cose, è rimasto così, ha ricevuto sta busta, dentro c'erano 15 pagine, ha detto ma doveva descrivere solo 3 pagine, ma manda tutta la storia, poi legge e fa no, sono solo le 3 pagine, ne ha scritte 15, dattilo scritte, ne ha buttate giù 15 per descrivere 3 pagine di fumetto. Ecco perché ci mette tanto a far uscire un volume, perché è un fiume di parole quest'uomo. Piacerebbe anche a me, io c'ho il problema opposto, non riesco ad esprimere, cioè, parlo tanto ma scrivo poco, e infatti io non faccio quel lavoro perché sono un idiota. Comunque, chiusa questa parentesi per non andare troppo fuori tema, vi faccio ancora vedere che cosa è uscito in Italia di Moore. Quasi tutto quello che si trova, sono usciti Neonomicon volume 1, adesso sta uscendo Providence in USA, dedicata a Lovecraft, con Lovecraft protagonista. Noi pubblicano tutto, di tutto, di più, il grande libro delle leggende urbane, se contiene una pagina di Moore viene pubblicato tutto. Questa ansia di raschiare il fondo del barile, di trovare tutto quello che ha scritto, anche, non so, magari la lista della spesa, perché essendo il non plus ultra, il più grande scrittore di fumetti di tutti i tempi,
c'è il nome Moore sopra, si sa che si vende per i primi due volumi di Starbuck 1 e 2 2004. Infatti abbiamo Magical Mystery Moore. E qualcuno dirà: ah, ecco, hai copiato il nome della rubrica da quel fu. No, io mi sono ispirato al Magical Mystery Tour dei Beatles e credo che abbia fatto la stessa cosa anche Moore prima di me, però comunque tutti conoscono quel disco, diciamo che è diventato parte della cultura pop. Magical Mystery Music, ricordatevi. E che cos'è questo? È una raccolta dei divertissement messe in fumetto, messe in immagini, delle canzoni e collaborazioni ad album e dischi anche solo parlati, cui Moore ha messo mano, parola, diciamo, ha scritto testi, ha collaborato all'idea di copertine, ha aggiunto anche solo dei suggerimenti, partecipato alla stesura di emozionale o meno di album della scena inglese, londinese e non, anche dei primi anni 80, quando c'è stata l'esplosione del gothic punk e similia. Un esempio per tutti: Mask dei Bauhaus, a quanto pare, conta anche sulla collaborazione di Alan Moore sotto pseudonimo. E qui, infatti, ho recuperato, non so dove, Alan Moore è di Campbell, lo stesso di From Hell. Questo sembra un fumetto, in realtà è la trasposizione di un testo di un album, forse tutto di Moore. Non credo che sia molto leggero da leggere, infatti per il momento ce l'ho lì, già che è in inglese, inglese inglese, non inglese americano, perché io mi fermo a Capitan America quando leggo però boh, visto che c'è questa smania di avere tutto, ci sono cascato anch'io e sto cercando tutto quello che ha scritto. Quindi il panorama, il mini tour delle opere di Moore che ho trovato in giro per casa finisce qui. Se c'è qualcuno più esperto di me, lo faccia lui il video su Moore, perché io veramente non sono capace. Stavolta alzo bandiera bianca, getto la spugna e lascio stare. La prossima volta parlo di cose per cui ci capisco di più. La seconda parte di Conan il Barbaro, che è più nelle mie armi. E questo è quanto, per cui ciao a tutti!